te l'aspettavi tutto questo successo con Guasto d'Amore? Ma sapevo che c'era tanta richiesta di sentire quella canzone, perché è una canzone che ha diverse vite, però ecco, diciamo che è andata anche oltre le aspettative forse. E il fatto che magari altre tifoserie si siano tra virgolette appropriate della tua canzone ti dà fastidio o ti rende orgoglioso? Questo secondo me deve renderci orgogliosi a tutti quanti, perché quando un prodotto, diciamo uno strano, viene esportato tra virgolette in tutta Italia è solamente un orgoglio, e quindi bisogna essere fieri di questo. Allora, il motivo vero per cui sono qua stasera, lo dico molto sinceramente, ovviamente anche per incontrare Gennari, ma la prima cosa era per incontrare i bambini del Gaslini, che mi ha fatto, diciamo, piacere. È una sfida anche quella, nel senso personale, umana, perché è una cosa che sicuramente tocca e dovrebbero farlo tutti. Sono contento di averlo fatto. E che stagione ti aspetti l'anno prossimo? Mi aspetto una stagione, non lo so, spero che sicuramente di rimanere in Serie A come prima cosa, e poi vediamo se riusciamo a costruire qualcosa di più grande.